Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazione Autosportive. Oggi volevo parlare di uno degli argomenti che abbiamo trattato spesso in questi ultimi mesi, che riguarda appunto sempre il discorso delle auto elettriche e di quelle che potrebbero essere le alternative. Abbiamo sviscerato l'ambito dell'elettrico, penso, in tutte le sue caratteristiche. Le ultime domande che erano rimaste, fra virgolette, non chiarite erano sulle alternative possibili all'elettrico. Quindi abbiamo detto, ok, macchine termiche con le problematiche che ben tutti conosciamo. Adesso c'è questa tendenza a ribaltare tutto sull'elettrico. Io quello che ho detto è trovare dei compromessi o delle alternative dove può convivere anche l'elettrico, però in determinate situazioni con determinati utilizzi. E al di là di quello, quindi city car nelle città sono assolutamente la cosa più logica. Il fatto che uno possa scegliere se avendo il suo box o la sua casa, il fatto di potersi dotare di un sistema di produzione di energia autonoma con i pannelli, con il fotovoltaico, con quello che vogliamo, sicuramente privilegerà l'elettrico, però c'è altra gente che ha degli utilizzi diversi, per cui lunghe percorrenze e quant'altro, che l'elettrico onestamente gli sta stretto. Quindi quello che diciamo, ho spesso detto, l'ideale sarebbe trovare un mix di alternative, ognuna delle quali va a centrare quello che è la specifica esigenza, la specifica priorità di ciascuno di noi. Ognuno di noi è fatto in maniera diversa e ognuno di noi ha delle esigenze diverse. Il camionista che si deve fare tutti i giorni Milano o Napoli per portare su e giù i prodotti, o piuttosto che altre cose, chiaramente un mezzo elettrico con, diciamo, le problematiche che ci sono, che abbiamo evidenziato più volte, gli sta stretto. La signora invece che deve fare la spesa, deve portare la bambina a scuola e che ha la sua smart elettrica, una macchina piccolina elettrica che utilizza solo prevalentemente nell'ambito cittadino, la macchina elettrica è perfetta. Cioè, poi se in più anche il box sotto casa, dove arriva a casa attacca la spina, ancora meglio che non tutti quelli che purtroppo non hanno il box e devono lasciare la macchina fuori. Magari anche per un utilizzo cittadino gli viene stretto, perché le problematiche delle colonnine, che adesso chiaramente sono ancora molto poche, ma anche quando ci saranno tante colonnine, comunque ci sarà il problema di dire devo stare lì un tot di tempo, aspettare che la macchina carichi e poi da lì mi devo muovere, perché mica posso lasciare la macchina la sera sullo stallo di ricarica e andare a trovare un altro parcheggio. Quindi devo fare due, già trovo un parcheggio difficile nelle grandi città, in questo caso lo sbattimento è doppio e vabbè. Quindi quello che oggi del quale volevo parlare era appunto questa nuova tecnologia che una delle alternative era appunto legata alla tecnologia dell'idrogeno. Faccio una premessa dicendo che appunto dopo il boom iniziale dell'elettrico, dove l'anno scorso, già da un paio d'anni, diciamo, tutte le case sulla base delle direttive europee si sono buttate in questo canale, sapendo che dal 2035 non verranno più immatricolate macchine a combustione fossile, alcune case ci hanno ripensato in un certo senso. Quindi faccio l'esempio della Toyota, faccio l'esempio della Volkswagen. La Toyota l'ha sempre dichiarato che l'elettrico non rientrava nel suo core business, ma adesso anche altre case tipo la Volkswagen, anche il gruppo Stellantis stanno rispolverando o stanno cambiando rotta, quindi stanno cambiando modo di approcciare questo discorso, cercando di sviluppare queste nuove tecnologie che riguardano appunto il motore ad idrogeno, chiamiamolo fuel cell, tanto per intenderci, quindi è un motore idrogeno di ultima generazione a combustione interna. Allora, io ho trovato in rete, anche perché non sono un tecnico, faccio un altro tipo di lavoro, quindi mi devo documentare su alcune cose, non vi voglio spiegare tecnicamente il funzionamento di questo motore idrogeno, perché non ho neanche le competenze per poterlo fare, quindi sfrutterò una trasmissione che c'è in rete, appunto
gestita da Automoto, che mi sembra fatta in maniera molto esaustiva, che descrive proprio gli aspetti tecnici di come funziona questo discorso del motore idrogeno, in questo caso applicato a un mezzo commerciale della Opel. Quindi io direi, faccio partire il video così appunto la persona che descrive il funzionamento è molto più esperto di me, riuscite a capire in maniera molto più esaustiva come funziona questo genere di sistema. Argomento interessante oggi, particolarmente interessante, perché quello che vedete è un Opel Vivaro E a idrogeno, o almeno metà di un Opel Vivaro E a idrogeno. Vedete che è tutto uno spaccato, ma mi fa molto comodo perché mi permette non solo di raccontarvi un po' che cos'è questo particolare modello e come mai è così interessante, ma anche la sua tecnologia vera e propria un po' più nel dettaglio, grazie al fatto che qui c'è proprio uno spaccato che fa vedere tutta quanta la tecnologia, dai serbatoi, dalle batterie, fino anche alla propulsione vera e propria qui davanti. Allora, sostanzialmente lui è un fuel cell, e cosa significa? Significa che sfrutta l'idrogeno come combustibile per generare elettricità da fornire o al motore o alle batterie, che sono qui davanti, posizionate qui. La grandezza delle batterie non è quella di un veicolo elettrico tradizionale, abbiamo batterie grandi più o meno come quelle di una vettura plug-in, per capirci, siamo intorno ai 10, forse 11 kWh di capacità massima, e invece qui dietro abbiamo delle bombole per l'idrogeno, qui sotto messe per lungo sul pianale, che possono contenere circa 4,5 kg di idrogeno puro da utilizzare poi come carburante, cioè da combustibile, all'interno qui del sistema fuel cell che trovate qui davanti. Vedete tutta questa parte blu e tutto quello che riguarda il sistema di sfruttamento dell'idrogeno come combustibile da unire poi all'ossigeno come comburente, quindi creare appunto elettricità grazie all'unione chimica di questi due elementi, e quindi creare come gas di scarico semplicemente acqua e poi fornire l'energia elettrica o da immagazzinare nelle batterie là dietro oppure da dare al motore elettrico posizionato qui sotto. Quindi di fatto questa macchina, in questo caso un Opel Vivaro, è quindi un veicolo commerciale, ma di fatto un sistema che può essere utilizzato molto bene anche sulle vetture di base, perché è un sistema interessante che può essere secondo me un ottimo sistema alternativo alla questione del soltanto elettrico, perché che succede? Che se noi prendiamo una macchina soltanto elettrica dobbiamo interfacciarci con problemi come quelli della ricarica, del fatto che ci vuole tempo, delle batterie molto grandi e molto pesanti. Ci sono una serie di fattori che rendono difficile la questione solo elettrico per tutti i veicoli possibili, specie quelli commerciali che hanno ad esempio una questione importante, cioè la capacità di carico. Ebbene, questione interessante sull'Opel Vivaro E idrogeno, il fatto che la capacità di carico rimane la stessa della variante a benzina, 1000 kg. Non va a cambiare nulla a riguardo, mentre invece se noi pensiamo alla tara e alla capacità di carico di una versione eventualmente elettrica, il peso aggiuntivo del modello, cioè del veicolo in sé, andrebbe a ridurre la sua capacità, la sua portata di peso massima, in teoria, salvo omologazioni diverse, ma vabbè, questa è una questione che va da modello a modello, però questo è sicuramente un vantaggio per quanto riguarda i veicoli commerciali, ma non ci si ferma qui perché Opel a questo sistema ci lavora da 20 anni ed è per questo che per loro questo è così importante, perché ora questo modello diventerà di fatto di produzione in serie. Arrivo al tasto dolente, non in Italia per il momento, perché Opel sta guardando bene tutto quello che riguarda il mercato dell'idrogeno, perché sicuramente è interessante, ma l'Italia in questo momento è ancora indietro, perché i distributori di idrogeno sono pochi, questa macchina fa un rifornimento a idrogeno che richiede 3 minuti. 3 minuti, lavora a 700 bar e bastano 3 minuti a fare un pieno. Ok? Bene. Con un pieno si fanno 400 km. 3 minuti, 400 km, già interessante. Diciamo che il problema è che in Italia manca ancora la rete di servizio per il rifornimento dell'idrogeno, ma ad esempio la Germania e la Francia ci stanno lavorando, hanno investito ciascuna circa 9 miliardi di euro per quanto riguarda la mobilità, soprattutto idrogeno, e la cosa è particolarmente interessante che la Francia in realtà solo di recente ha voluto investire così tanto rispetto ad esempio alla Germania, quindi nulla toglie che anche l'Italia lo possa fare, in teoria, e quindi magari lo vedremo anche noi. Però faccio uno zoom sul sistema del fuel cell perché sicuramente è interessante il fatto che ha una serie di numerosi vantaggi, come ad esempio il fatto che il gas di scarico emettano soltanto acqua, e questo porta ad esempio a un problema che è stato risolto proprio di recente, di recente no, è stato risolto in un tempo abbastanza lungo da Opel, perché
ci sono voluti 10 anni per risolvere il problema del ghiacciamento. Cioè, se io ho idrogeno da solo non forma acqua, ma se io vado a unirlo con il comburente, che è l'ossigeno, il problema è che mi trovo davanti un eventuale ghiacciamento dell'unione dei due nel sistema di scarico, che diventa acqua ghiacciata. Ebbene, ci sono voluti 10 anni per risolvere questo problema. Questo vi fa capire quanto Opel abbia lavorato in modo assiduo a questo progetto. Però i vantaggi non finiscono qui, perché ad esempio pensate a una vettura GPL, no? O comunque a gas, non possono parcheggiare nei sotterranei di solito. Perché? Perché la miscela di GPL è fatta principalmente da butano e propano. Butano e propano sono più pesanti dell'aria e quindi in uno spazio chiuso tendono a stare verso il basso, rischiano di essere inalati in caso di perdite, rischiano di essere inalati dalle persone e causare svenimenti, perdite di conoscenza e anche eventualmente essere fatali. L'idrogeno invece è più leggero dell'aria, 14 volte più leggero dell'aria, è l'elemento più leggero del pianeta e dell'universo in teoria, e soprattutto si disperde facilmente nell'aria, quindi è molto più sicuro e tecnicamente, salvo normative diverse decise così a caso, abbiamo un gas che può essere benissimo utilizzato e parcheggiare comunque nei sotterranei con piena sicurezza. Se vi fa paura l'idea di avere una bombola a 700 bar o comunque un sistema a idrogeno, sappiate che tutte queste batterie sono state sottoposte a tutti i crash test possibili. La macchina, il modello in sé, lui come tutti gli Euro NCAP e anche di più, ma le batterie vengono sottoposte a stress assurdi, vengono fatte lanciare i serbatoi vengono fatti lanciare da un'altezza elevatissima, vengono lanciati nelle fiamme, vengono tagliati a metà da una ghigliottina, vengono anche sparati, gli sparano con le armi da fuoco per garantire che ci sia un'enorme sicurezza in caso di fuoriuscite anche improvvise ad altissima pressione. Quindi qua siamo assolutamente al sicuro. L'idea è interessante perché con questo sistema a doppia alimentazione, perché non pensate che sia un sistema in serie, cioè l'idrogeno fa energia che viene immagazzinato nella batteria che viene dato al motore. No, è un sistema che lavora in parallelo. Abbiamo un sistema idrogeno che crea energia, poi quell'energia può essere o immagazzinata nella batteria se in quel momento è più prodotta di quanto necessaria, oppure viene mandata direttamente al motore quando si richiede la massima potenza. Questo è un sistema in parallelo molto intelligente, perché così abbiamo un'autonomia circa di 400 km in questo particolare modello, di cui 350 km fatti grazie all'idrogeno e 50 km garantiti da una modalità esclusivamente elettrica delle batterie plug-in. Come dicevo, abbiamo circa 10 kWh a disposizione. È un sistema intermedio questo, perché ci sono 3 livelli, se vogliamo, di idrogeno fuel cell, e cioè quello che può essere un range extender, quindi molto più idrogeno, molta più batteria, oltre i 20 kWh, e molto meno idrogeno per avere un sistema che lavora principalmente a batteria e poi l'idrogeno aiuta solo a dare quel tocco di autonomia, oppure sistemi full power idrogeno, e quindi abbiamo molto più idrogeno e pochissima batteria, dell'ordine di sotto i 2 kWh. Qui siamo a metà, che l'equilibrio non è male, i latini dicevano la virtù sta nel mezzo, quindi non è male come idea. Due dati tecnici per questo vivaro, che è disponibile in due versioni, una da 5 metri e l'altra da 5,30 m. Due dati tecnici: questo sistema può portare da 0 a 100 in 15 secondi, a una potenza massima complessiva di 136 cavalli, 100 kW, ottimo per le flotte, non a caso, e abbiamo, come vi dicevo, autonomia 400 km nel ciclo WLTP. Sicuramente un sistema molto interessante, perché va a risolvere quelle lacune dell'elettricità pura, benché comunque questo sistema sia ricaricabile anche da una wallbox. Vedete che c'è questa sorta di ibrido tra i due carburanti e i due combustibili, le due autotrazioni possibili, che porta a risolvere l'uno i problemi dell'altro. Uno, abbiamo la possibilità di sfruttare l'esplosione dell'energia dichiarata dall'idrogeno e da ciò che è combustibile, e dall'altra invece ciò che riguarda l'elettricità con la ricarica e tutto quanto. Non si sacrifica nessuno dei due, si hanno entrambi. Questo sistema è interessante, il fuel cell è un sistema molto interessante, è relativamente complesso ma è interessante e andrebbe sicuramente approfondito, perché può veramente significare un ottimo sistema per tutti quelli che fanno tanti chilometri, per tutti quelli che hanno bisogno di entrare in grandi città ma che devono ricaricare troppo spesso la batteria e quindi non gli basta un sistema elettrico puro. Ci sono un sacco di vantaggi per quanto riguarda la mobilità del futuro se si pensa alla fuel cell fatta in un certo modo. Questo ne è un ottimo esempio e devo dire che è veramente interessante, mi piace come funzioni. Spero proprio che l'Italia, l'Europa in generale, ma spero proprio che l'Italia faccia questa evoluzione verso una maggior consapevolezza di quanto sia interessante questo sistema, perché può portare veramente una transizione fatta come si deve e non buttata lì con macchine elettriche a caso, ma fatta come si deve, veramente per tutti. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io mi trovo favorevole alla fuel cell
per questa tipologia di trasporti, per questa necessità di muoversi e avere entrambi i vantaggi dell'elettrico e combustibile. Ecco, mi sembrava utile farvi appunto vedere questo video perché da parte di questa persona, che è sicuramente molto molto più competente, avete capito quelli che sono gli aspetti tecnici di una tecnologia che può veramente diventare, come diceva appunto il commentatore, quello che sarà la soluzione green ottimale, cioè il fatto di produrre acqua dal tubo di scarico. Direi che più green di così si muore. E poi soprattutto i vari vantaggi che lui ha descritto: si riesce ad utilizzare una tecnologia pulita, sicura, perché una delle problematiche che spesso mi venivano contestate era sul fatto che l'idrogeno comunque aveva dei problemi. Qui avete visto queste bombole che sono testate in maniera in tutte le maniere possibili e non hanno problematiche di nessun genere, contrariamente alle batterie delle auto elettriche che spesso e volentieri quando prendono fuoco grossi problemi li portano. Quindi diciamo che questo tipo di soluzione è un passo in avanti rispetto a diciamo all'elettrico sicuramente, ma anche a diciamo soluzioni alternative. Ne prendo una per tutte, tanto per fare un esempio, c'è questa soluzione fatta dalla Nissan sulle nuove Qashqai e su un paio di modelli, le Qashqai in particolare, che utilizza un generatore alimentato a benzina per muovere la trazione e far andare la macchina elettrico. È una bellissima, ho comprato questa macchina per cui so di che cosa parlo. È una bellissima idea perché toglie via la problematica di avere il cavo, ma comunque rimane sempre il fatto che diciamo una parte di, fra virgolette, inquinamento, anche se sono motori ottimizzati in maniera incredibile, motori fatti di derivazione infinita e quant'altro, comunque utilizza una parte di combustibile fossile e quindi è una tecnologia intermedia. Nel momento in cui prendiamo quel tipo di concetto, dove un carburante a questo punto pulito al 100%, nelle tre ipotesi che venivano dette prima, alimenta o la combustione diretta o alimenta la batteria, a questo punto abbiamo veramente chiuso il cerchio. La ricarica della batteria con questi famosi cavi, che è il problema nodale della tecnologia sull'elettrico, scompare definitivamente. Si tratterebbe solo di riadeguare quelle che sono le stazioni di servizio con dei sistemi di rifornimento sicuri. Le macchine sicure come contenitori per l'idrogeno ci sono già. Direi che paesi appunto come la Germania, la Francia, la Danimarca, che stanno investendo su questo sistema, potremmo imparare da loro e toglierci da un sistema che secondo me rimane sempre abbastanza problematico, abbastanza utopistico. Vi metteremo comunque in chiaro anche il link se volete andare a vedere il filmato integrale. Per qualunque genere di informazione o qualunque genere di domanda aspettiamo le vostre risposte, alle quali noi daremo appunto seguito rispondendo a tutti. Per qualunque genere di informazione mi trovate chiaramente in sede, anche al di là del discorso idrogeno, mi potete trovare per qualunque altro genere di informazione. In ogni caso cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!